Partiamo direttamente dalla comunicazione. Quanto è importante comunicare un progetto come questo? Credo sia fondamentale, anche perché nel sociale abbiamo questa rara capacità, no? Di fare le cose e non dirle, o non sapere come dirle in maniera efficace. Nel resto del mondo normalmente ci si deve inventare le storie. Il sociale è la storia, le storie ci sono storie di persone, sono storie di mani, insomma ci si può veramente attaccare a tantissimi elementi concreti e veri, però spesso e volentieri non si sa parlare. Fra le altre cose c'è un piccolo problema che ti sottolineo e dimmi se lo confermi, è che spesso e volentieri con la parola sociale ci si riempie la bocca senza poi in realtà portarlo a meta, portarlo a compimento, un'azione sociale. Ma guarda, io credo assolutamente di sì, no? Ma che ci sia un vizio di forma all'origine, cioè il sociale cos'è? L'assistenzialismo? Oggi è diventato quasi sinonimo, no? Sociale vuol dire volontariato, vuol dire impegno. Di quel qualcosa che va in più, cioè mi occupo di sociale nel tempo libero, quindi sono un volontario, che altro. Sociale è un senso di identità, cioè è l'appartenenza alla società, tutto ciò che è società, che è cittadinanza, che è diritto è sociale. Per questa ragione qui, forse, se ci riappropriassimo di quello che è, per esempio, cioè, per me sociale è questo, non è altro. Poi, all'interno di questo, io poi posso decidere di fare del volontariato, posso decidere di impegnarmi a favore di una causa, di accompagnare delle persone in difficoltà. Ma sociale è tutto, sociale è la coscienza, sociale è la responsabilità e riguarda tutti. Allora non c'è bisogno di riempirsi la bocca, perché non è nulla di che eleva più di altro, fa parte del DNA del cittadino, è mio diritto ma è anche mio dovere. Vengo, scopro che il termine comune denominatore di questo progetto si chiama sigillo. Sigillo mi fa pensare a una chiusura, invece per voi sembra sia un'apertura. Sì, sigillo è la chiusura di cosa? Dei marchi di qualità. Sigillo è la ceralacca, sigillo è il bordeaux, sigillo è la cosa che nasce fluida e che si solidifica. Sigillo è quello che vuoi staccare quando vuoi aprire qualcosa di prezioso. Sigillo è questo. Sigillo poi è anche una parola che è molto assonante con il guardiasigilli, no? Con cui è tipicamente ricordato il ministro della giustizia, però sigillo è il lusso, questo è il sigillo. Consideri questo momento un punto di partenza o un punto di arrivo? No, è un punto di partenza, ma il cammino per arrivare a questa partenza, guarda, è stato lunghissimo. C'era una voglia però matta di partecipare a questa corsa. Guarda, io sono una maratoneta di passione e non so, è come andare, quando sogni la maratona di New York e metti i soldi da parte da tempo, no? E te la guadagni e ti alleni per poi correre la tua corsa e poter dire: oh, io c'ero, io ci ho provato e io sono arrivato al traguardo. Io oggi, noi siamo tutti finalmente arrivati da parti disperate e disparate, chi a piedi, chi in macchina, chi in aereo, ma veramente nel senso simbolico del termine ovviamente, siamo tutti al nastro di partenza, stanchi ma felici ancora prima di partire. Ora si parte e all'arrivo ci arriviamo tutti, in un modo, anche in ginocchio, guarda, anche strisciando, ma all'arrivo ci arriviamo.